Liberamente, la nuova trasmissione di radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Ben ritrovati amici di Radioattività, un saluto da Guido Roberti. Pronti per questa nuova puntata di Liberamente, come tutti i giovedì, qualche minuto dopo le ore 19. Se siete stanchi dal lavoro e vi apprestate così a preparare la cena, ora noi proviamo a rilassarvi con temi certamente importanti di vita quotidiana, della vita di ogni giorno, ma lo facciamo sempre con i toni pacati che la dottoressa Maria Bossa ci fornisce e ci regala. Allora, ben ritrovata Maria, oggi prosegue il viaggio all'interno delle famiglie e lo facciamo con la coppia che scoppia. Ciao Guido, ben ritrovati tutti quanti qui di nuovo ad ascoltarmi. Questa sera secondo me è un argomento molto molto interessante, direi quasi intrigante, perché chi di noi oggi non ha vissuto una crisi di coppia, o chi di noi si trova un parente, una persona che nella famiglia non vive delle difficoltà appunto di relazione. E allora, voi sapete che io parto sempre dall'origine, allora incominciamo a riagganciarci un momentino alla storia, perché è molto importante. Ecco, oggi volevo portare un concetto fondamentale nell'evoluzione dell'uomo e nelle relazioni. È importantissimo, e qua ci riferiamo alla psicologia, comprendere che tutto quello che ci accade, anche per esempio un fenomeno come il femminismo, oppure un fenomeno come la quantità di divorzi che ci sono in questo periodo nel mondo occidentale, o il fenomeno dell'Islam che in questo momento sta invadendo tutto il ramo orientale del continente, in qualche modo ha sempre delle matrici storiche e evolutive della specie umana. Quindi adesso mettiamoci tranquilli e cerchiamo di comprendere perché oggi la coppia scoppia. Non è che improvvisamente i giovani di oggi o le nostre famiglie sono impazzite e cominciano a scoppiare. No, c'è una ragione. E questa ragione, allora, abbiamo visto un pochettino così in linea di massima, che il patriarcato e il matriarcato si sono confrontati, non nel passato, negli ultimi millenni abbiamo avuto una espansione del patriarcato, in qualche modo, che ha sottomesso la figura femminile nel ruolo della famiglia e dell'accudimento dei figli e della conduzione, diciamo, della famiglia, perché la famiglia in qualche modo era una famiglia allargata, c'erano i nonni, c'erano le sorelle dei nonni, le sorelle che non si sposavano, c'erano i figli, c'erano moltissimi figli, anche perché la famiglia in gran parte era diciamo le matrici, l'origine poi del patriarcato si è avuto con la proprietà e con l'espansione poi delle comunità sempre più grandi e sempre più estese. Ecco, però a questo punto cosa succede? Succede che espanditi, abbiamo avuto l'urbanizzazione, cioè abbiamo avuto dei grossi nuclei abitativi, no? Quindi in qualche modo delle grandissime città. E quindi quello che è stato il fenomeno, le persone dalle campagne, tutto il popolo dalle campagne è cominciato a aggregarsi nelle città, e con l'avvento dell'industrializzazione, quindi del lavoro di massa, la donna ha cominciato ad avere un ruolo importante anche fuori della casa. Cioè nel momento dell'evoluzione della classe operaia, quando le persone dalla campagna si sono mosse dalla periferia alla città, sono sorte le fabbriche che hanno sostituito poi vecchi laboratori artigianali che costituivano la piccola ricchezza delle piccole famiglie,
La donna è stata importantissima perché aveva una manualità superiore a quella maschile ed era una, diciamo, era una merce operaia preziosa. Quindi potremmo dire in parole frivole che l'emancipazione in qualche modo della donna ha contribuito storicamente a questo passaggio, è stato il punto, uno dei punti determinanti, oltre naturalmente all'industrializzazione e a un modo diverso di vedere quello che è attualmente il mondo del lavoro, anche se stiamo parlando nei secoli qua in questo caso. Comunque sono stati due fattori importanti questi. Guido, io invertirei il concetto, perché è l'industrializzazione che ha permesso l'emancipazione della donna, non è che la donna ha permesso, cioè che la donna è stata un nucleo importantissimo per una forza importantissima perché l'industrializzazione avesse successo, sì, ma è stata inizialmente è stata sfruttata, cioè visto che serviva in famiglia ed era brava in famiglia la mandiamo fuori visto che è brava e la sfruttiamo come operaia. E però mano a mano poi, perché la famiglia si stava evolvendo, a questo punto le donne operaie hanno cominciato a far venire un movimento di emancipazione e di protesta che è stato seguito a stretto giro di posta, proprio possiamo chiamarlo così, dalle donne, perché non tutte le donne avevano bisogno di lavorare, cioè le donne anche della media borghesia che erano mantenute dalla famiglia. Qua stiamo parlando sempre dell'Europa e dell'America del Nord, quindi stiamo parlando di un certo tipo di cultura e non stiamo parlando anche un pochino la Cina attuale con il processo di urbanizzazione, ma in questo momento questa trasmissione si dedicherà essenzialmente al mondo occidentale, va bene? Se no non ne veniamo più fuori. Su Facebook abbiamo lanciato il nostro solito amo, come si dice, per stuzzicare un po' di interesse, attenzione, e l'avevamo annunciato anche la scorsa settimana sempre sulla pagina facebook.com/liberamenteradioattività e in trasmissione parlavamo di famiglia nucleare. Allora agganciamoci al concetto di famiglia nucleare, il modello che approfondiremo oggi in questa parte, per arrivare poi alla coppia che scoppia. Cos'è la famiglia nucleare, come è composta, quali sono un po' le caratteristiche principali? Beh, è stata l'industrializzazione che poi ha portato alla famiglia nucleare, e consideriamo una cosa, che il femminismo comunque è un argomento vastissimo che oggi comunque non possiamo trattare se non che considerandolo una matrice dell'evoluzione dell'emancipazione femminile, però dobbiamo considerare che è stata la chiave dell'evoluzione di questa nostra epoca. Ora, con tutto il bene e tutto il male, ci vorrebbero non 4 trasmissioni, 10 trasmissioni su quello che è stato il femminismo dal 1700-1800 ad oggi. Basti soltanto, voglio dare questa chicca, Guido, perché è molto interessante, basta soltanto pensare che nella Rivoluzione francese una drammaturga, una certa Olympe de Gouges, ha scritto la prima dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, nella quale lei affermava, lo leggo questo straccio, l'uguaglianza dei diritti civili e politici tra i due sessi, insistendo perché si restituiscano alla donna quei diritti naturali che la forza del pregiudizio le ha sottratto. Quindi questa donna nel 1792 pubblicò questo editto, nel 1793 fu ghigliottinata, quindi questo ci lascia pensare quanto la voce del femminile fosse molto ascoltata e comunque sempre. Comunque adesso andiamo subito alla famiglia nucleare, ti rispondo, perché cosa è successo? Che nasce, a quel punto vengono messi da parte tutti i collaterali della famiglia e la famiglia diventa nucleare, cioè due genitori con i figli, meno figli, pochi figli da crescere, e quindi si restringe la forza famiglia, perché in qualche modo la donna va fuori casa e quindi non c'è più. I figli vengono in parte cresciuti anche dalle strutture sociali, dagli asili nido, e gli anziani vengono in parte abbandonati. Arriviamo appunto a una cultura nostra attuale dove molti anziani vivono soli, vengono relegati nelle case famiglia, anche i bambini molte volte, e questo è uno dei problemi attuali della società, di cui poi parleremo semmai più approfondito nella prossima puntata, no? Io direi che, anzi, lasciamo
qualche puntino di sospensione, affermando che la coppia oggi è scoppiata. Lo dicono le statistiche, lo dicono alcuni dati che Maria ci fornirà nella seconda parte del programma, dati percentuali, dati della famiglia italiana, dati veri, reali, che ci faranno sicuramente riflettere e in parte anticiperanno anche il tema legato all'educazione ai bambini, ai figli, che tratteremo nella prossima puntata. Per cui adesso breve pausa, ascoltiamo i suggerimenti pubblicitari, un ringraziamento a City Green, il negozio di via Carducci, e naturalmente ricordiamo che il venerdì 27 marzo ci sarà una conferenza stampa di presentazione del nuovo libro della poetessa e scrittrice triestina Nidia Robba. Lo spot dirà tutto. Adesso breve pausa, restate con noi su Radioattività, seconda parte di Liberamente tra qualche minuto. Liberamente torna tra poco. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Viaggia la mente mia in cerca di una terra che bagnata non sia dal sangue di una guerra. Ultima cetra, il 21esimo libro della scrittrice e poetessa triestina Nidia Robba. Venerdì 27 marzo, ore 18, al Circolo della Stampa in Corso Italia, verrà presentata la raccolta di poesie Ultima Cetra. Interverranno l'architetto Marianna Acerboni e la figlia dell'autrice, Helga Lumbar Robba. Venerdì 27 marzo, ore 18. Seguirà un piacevole rinfresco. Radioattività. Liberamente, tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Eccoci, siamo tornati in studio per parlare liberamente con la dottoressa Maria Bossa. Naturalmente ricordatevi l'appuntamento in replica della nostra trasmissione tutti i sabati al mattino, qualche minuto dopo le ore 9, ma ricordatevi anche che potete trovare la playlist della trasmissione, tutte le puntate della scorsa stagione e settimanalmente le nuove puntate di questa seconda stagione di Liberamente su YouTube, precisamente attraverso la pagina Facebook Liberamente Radioattività, facebook.com/liberamente radioattività. Lì condividiamo di volta in volta la puntata settimanale. Allora, si sta parlando di famiglia, abbiamo introdotto la famiglia nucleare, ma adesso, dati alla mano, andiamo a vedere perché la coppia scoppia al giorno d'oggi. Sì, guarda, non è che la coppia non fosse scoppiata anche una volta, anche nella famiglia tradizionale, ma quello che dobbiamo dire di fondamentale è come se la famiglia nucleare avesse tolto sostegno alla coppia, quindi in qualche modo è mancata la cornice protettiva della famiglia tradizionale, e quindi in qualche modo quel tipo di famiglia là garantiva la permanenza della coppia nel tempo, perché dava delle leggi ferree e inderogabili per quello che riguardava il mantenimento della relazione di coppia. Ecco, oggi la coppia è scoppiata in parte. Pensa, Guido, che il 30% dei matrimoni italiani vanno ad un divorzio sicuramente nei primi 15 anni successivi, e addirittura i secondi matrimoni di questo 30%, anche lui ha ancora una percentuale maggiore possibilità di divorzio. Questo cosa vuol dire? Che già si parte in partenza con una difficoltà caratteriale nella coppia, perché è fondamentale comprendere questo, che nelle relazioni in genere
si va incontro sempre a delle grandi difficoltà di relazione, ma questo anche nelle amicizie, anche nella relazione quotidiana, non soltanto nella coppia, a maggior ragione ancora di più nella coppia, perché la coppia è una struttura chiusa rispetto alla quale si ha un rapporto molto stretto, intimo, e quindi non ha spazi di libertà per poter esprimere anche certi aspetti del carattere che nella coppia non possono essere espressi. E questo è fondamentale. Una coppia che non scoppi, diciamo, in qualche modo, che regga, deve arrivare a dei compromessi, a delle comprensioni profonde. Però ti dico una cosa, che cos'è che porta la coppia a scoppiare? Se vuoi, prima di dare questa risposta ti faccio una mia riflessione, una mia considerazione che è un po' curiosa. Se è vero che ci si sposa sempre più tardi, non è un po' inversamente proporzionale il discorso? Cioè, magari ti sposi da giovane, fai l'errore di gioventù, puoi andare più facilmente incontro al divorzio. Allora la coppia che si sposa dopo, ormai ci si sposa sopra i 30 anni, dovrebbe essere una coppia più matura, eppure i divorzi, le separazioni sono in aumento. È un po' inversamente proporzionale, non è strano? La coppia più matura non dovrebbe, tra virgolette, resistere di più, fare meno errori, non so come dirti, è una semplice riflessione. Sì, no, ora mi fai fare una riflessione, però se noi consideriamo che l'età media per le donne della prima separazione è 43 anni e degli uomini è 48, quindi in effetti le coppie che si sposano a 33 e 28, 27, diciamo, quindi dovrebbero essere già maturi a quell'età, certo. Insomma, ci si augura che verso i 30 anni ci sia una maturità, e invece sì, il divorzio è portato. Ma perché secondo me, anzi, più strutturi il carattere e più difficoltà hai ad adattarti all'altro. Ecco, io non farò come le moderne teorie come Alberoni o come questi psicologi che dicono c'è l'innamoramento, la fase di innamoramento, poi dopo finisce la fase di innamoramento, poi quindi si vede l'altro con occhi reali, con occhi precedenti. Senti, Guido, a un certo punto la relazione ha bisogno di rapporto, ha bisogno di partecipazione, un qualcosa che va al di là dell'innamoramento iniziale. Romantici ma razionali. Ecco, ma anche romantici, ma appunto con una comprensione delle ragioni, dell'espressione del carattere di ognuno di noi. Allora, lo so che tu vuoi intervenire, dimmi questo. Mi verrebbero tante di quelle domande, ma dopo purtroppo dobbiamo andare ai supplementari se fossimo nel gergo calcistico. Allora, dico una cosa molto velocemente, che i difetti della coppia, i nemici di una relazione oggi sono la tendenza alla critica, il disprezzo dell'altro, un atteggiamento difensivo dei partner e l'ostruzionismo. Cioè, questo che cosa vuol dire? Cioè, per esempio, ci sono delle persone che criticano, no? Allora io critico l'altro, no? Per esempio si può dire, oh Dio mio, tu bruci sempre il caffè, oppure per esempio bruci sempre, cioè mentre cucini ti dimentichi e bruci. A questo punto, se io dico sei un incapace perché fai male questa cosa, perché cucini male, critico l'altro. Se invece io dico, guarda, a me piacerebbe che a me piacerebbe un altro tipo di cucina, non do l'attacco all'altro, ma in qualche modo gli pongo un mio problema, no? Ecco, per esempio, questo è uno dei punti che fa molto male alla coppia, la tendenza alla critica. Poi il disprezzo, molte volte quando si entra poi in una relazione più profonda si incominciano a trovare i punti deboli dell'altro e lo si attacca sui suoi punti deboli, quindi gli si dice ti disprezzo perché non porti abbastanza soldi a casa, non sei un incapace perché non conosci bene la storia, io sono un appassionato di filosofia, è indifferente a altre cose, no? L'atteggiamento difensivo invece è quello della persona che quando si sente attaccata si mette subito con una barriera e dice no, questo non è vero, tu mi stai dicendo qualcosa che non è reale, io, e quindi si attacca di controbattuta, no? E poi c'è l'ostruzionismo, e l'ostruzionismo è il nemico peggiore, cioè a quel punto io non ti ascolto più, io faccio la mia vita, io mi oppongo a te in tutti i modi e porto poi la relazione alla distruzione. E poi c'è un altro concetto fondamentale da capire, che in una coppia
che poi è la matrice della famiglia nucleare, ricordiamoci, qui stiamo parlando di coppia e della famiglia, poi successivamente ci sono dei problemi risolvibili e dei problemi assolutamente irrisolvibili. E se noi non comprendiamo che qualcosa dell'altro non può cambiare, noi dobbiamo arrivare a un adattamento, a una comprensione dei problemi risolvibili dell'altro. Allora, i problemi risolvibili sono quelli che hanno a che vedere con a qualcosa di quotidiano rispetto al quale noi possiamo arrivare a un compromesso, le faccende domestiche, lo stress da lavoro, come si educano i figli fino a un certo punto, e quindi non so, a me piace dormire di più la mattina, a te piace di più, ecco, questi sono dei problemi nei quali uno può arrivare a un compromesso, come per esempio chi porta fuori la spazzatura, chi fa i piatti, queste cose qua. Ci sono i problemi risolvibili che sono quelli determinati dal carattere della persona. Abbiamo visto già in altre volte, nelle altre puntate, che ognuno di noi, e io qui lo voglio sottolineare, quando entriamo in una coppia, non entriamo da single in una coppia, noi entriamo con tutta la nostra storia nella coppia, con le abitudini che abbiamo acquisito, con la storia della nostra famiglia, con dei blocchi caratteriali delle volte, dei complessi caratteriali, che sono in qualche modo immodificabili, perché sono diventati parte di noi stessi, del nostro io, della nostra personalità. Allora, se l'altro non comprende, ci sono delle cose di fondo, come per esempio come blocchi infantili, cioè per esempio una persona può essere stata traumatizzata da un incidente di macchina e non è in grado di andare in macchina o di subire una velocità molto grande quando è in macchina. Se il partner non capisce, che semmai è un bravo guidatore, non capisce che l'altro ha un blocco rispetto a quella cosa, quindi non porta pazienza rispetto a quando guida la macchina, per esempio, non porta pazienza a essere più tollerante rispetto allo stress dell'altro, no? In quel modo si arriva a una tensione troppo grande. Le difficoltà religiose, se si è di culture diverse, molte volte le coppie interrazziali hanno grandissime difficoltà, perché abbiamo visto un islamico difficilmente accetterà un cattolico, oppure un agnostico, ci sono gli atei che non vogliono che si battezzino i propri figli. E per non parlare della scelta se avere o meno il figlio. Questo è ancora più grave, perché tu condanni l'altro a una vita che lui non si aspettava. Perché se uno vuole un figlio e un altro non lo vuole, sono cose che bisogna chiarire bene prima del matrimonio queste, perché sennò poi sicuramente, io dico sempre e lo dico alle coppie di fidanzati che vengono da me qualche volta a farsi dei colloqui di consapevolezza, dico chiaritevi bene prima, perché ci sono dei punti di blocco nella coppia che poi vi porteranno alla separazione. Dove andrà la coppia del futuro, secondo te? Guido, questa è una domanda che mi pongo anch'io, perché come ho detto io credo che noi siamo su un ponte, siamo in un passaggio, perché non possiamo vivere in una condizione così e di così tale insicurezza come ci troviamo a vivere oggi, cioè l'uomo e la donna si trovano di fronte a due culture, si trovano di fronte a delle modificazioni interiori molto forti. Io ho visto che le coppie che reggono oggi sono le coppie in cui il maschio continua a fare il maschio allegramente nella sua struttura, però rispetta molto la sua compagna, che si sente stimata, e quindi ha anche perché nella donna, nel femminile, c'è purtroppo una rivendicazione rispetto all'autostima che le è stata schiacciata e vilipesa in tutti quegli anni di subordine che ha dovuto subire. Io credo che la coppia oggi deve comunque tornare un po' indietro, allargarsi, riaccogliere le famiglie di origine, riaccogliere i genitori, riaccogliere e poi andare addirittura verso un'evoluzione, cioè accogliere i figli degli altri matrimoni, e accogliere gli amici, accogliere i fratelli, i germani, cioè in qualche modo si dovrebbe tornare a una famiglia estesa, però modernizzata, in qualche modo evoluta.
Ci torneremo molto volentieri perché l'argomento è estremamente delicato e riguarda poi anche quello di cui tratteremo la settimana prossima, cioè il ruolo del bambino, la situazione, il contesto in cui il bambino può trovarsi a convivere con la coppia che resiste ma anche con la coppia che scoppia. Allora le situazioni da un punto di vista psicologico non sono semplici da affrontare. Lo faremo, grazie a Maria. La prossima trasmissione sarà prettamente più psicologica che storica, perché a quel punto dobbiamo vedere un po' le difficoltà del bambino in una famiglia difficile, ecco. Naturalmente non perdetevi gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/liberamenteradioattività. Per chi si è perso una parte di questa puntata, niente paura, sabato ore 9 del mattino l'appuntamento in replica. Grazie agli sponsor, grazie a tutti voi gentili ascoltatori, grazie a Maria, appuntamento alla prossima. Un aspetto numeroso e ringrazio gli sponsor che ci aiutano a portare avanti questa trasmissione, che poi per me è una grandissima gioia. Buon proseguimento di serata a voi tutti. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto.